Ecco quello che voglio dirti. Io quella vecchia maledetta la ammazzerei e la deruberei, te l'assicuro, senza il minimo scrupolo di coscienza. Permetti, voglio farti una domanda. Da una parte una vecchiaccia ignorante, insignificante, cattiva, malata, che non è utile a nessuno, che anzi nociva a tutti, che non sa lei stessa perché vive e che domani se ne morirà. Capisci? Capisci? Sbottonai il cappotto e liberai l'accetta dal cappio. Le mie mani erano terribilmente deboli. La sollevai con tutte e due le mani. Quasi dimentico di me. Quasi senza sforzo. Automaticamente. Giovanni Savoca continuò. Per te ci sono 500.000 lire, l'una sull'altra. Io ti faccio accompagnare fino a un paese. L'uomo esce dalla casa per entrare nella macchina e tu ci spari due fucilate alla testa, una e due. Un manovale, le donne, non lo guardano nemmeno. Se sono buttane, vogliono sapere se hai i soldi per pagarle. Se sono donne onorate, vogliono sapere se potrai mantenerle. A volte può sembrarti cupa, è triste, ma è solo riflessiva. Ti guarda e cerca una risposta. E anche quella volta cercavo una risposta diversa da quella che avevo dato a Said. Ma non mi disse niente, non parlò. Sapeva senza chiedere. La luna. La luna si sposta sempre. Cambia continuamente la sua orbita. Ogni 27 giorni completa la sua orbita. 27,32. Io non so come sia possibile, 32, ma sono sicuro che è così. L'ho letto. C'è scritto. A sfiorarmi la coscia con la sua, poi a premermela contro, mentre quel suo profumaccio da quattro soldi mi invadeva come una nuvola. Sì, e mi dava la nausea. Sì, perché io sono uno con le narici dentro. Allungai la mano per documentarmi meglio. Mi resi conto che non di una donna si trattava, ma di un uomo, un travestito. Ci rimasi subito male. Sì, mi pentii di quel gesto inconsulto.